Il tenente colonnello Squadrone è quello che ha acceso il tricolore, che sta disegnando questo tricolore del cielo. Chiedo scusa al sergente Tola, non è il colonnello Squadrone. Adesso il brigadiere Castelli è in finale, la parte finale del circuito. Controlla la vela. Si avvicina, la lascia correre e frena, toccando il suolo esattamente davanti al pubblico. Secondo l'atterraggio è il maresciallo incursore D'Andrea, 2000 lanci all'attivo. Ecco la virata per il finale. Posizione controvento, vicino la flare, eccolo, al suolo, segue il maresciallo Davide Suppa del 187° reggimento, 2000 lanci all'attivo, già atleta del centro sportivo esercito, sezione di paracadutismo. Eccolo in finale. Controlla il bersaglio, si predispone, virata, cortissimo finale, flare, dolcemente al suolo. I parametri che deve considerare il maresciallo Piscopo in virtù della bandiera non proprio piccolissima che sta portando al suolo sono diversi dagli altri, deve ragionare in gergo si dice più corto, ed eccolo. Accarezzare quasi l'alberi, il finale è andato dato. Bravo maresciallo Piscopo. Eccolo, il finale. Ecco la frenata. Anche l'ultimo paracadutista al suolo. Adesso l'elicottero che ha appena lanciato i paracadutisti effettuerà un basso passaggio che per quanto attiene ai piloti è il messaggio con il quale si saluta il pubblico. Restituiamo il saluto